La vicenda di San Galgano, la spada nella roccia custodita a Monte Siepi e la grande abbazia cistercense dedicata al santo corrispondono ad un intreccio simbolico dal potenziale sorprendente, mai esauribile, per certi versi ancora inspiegato. Stiamo parlando di uno degli enigmi storici che, in Italia, più hanno destato l'interesse di ricercatori ufficiali e dilettanti. Dagli storici agli astrologhi, dagli archeologi ai biochimici. Il turista, imbattendosi nell'unica spada nella roccia originale esistente al mondo, vola con il pensiero ai versi di Chrétien de Troyes, alla leggenda della tavola rotonda. E prosegue il suo viaggio conservando in se stesso il sapore bizzarro di questo enigma geostorico. Un viaggiatore, il cui animo è maggiormente ricettivo al mistero, sarà invece costretto a fermarsi ed interessarsi maggiormente a Galgano. Ma questo significherà risvegliare una sorta di gigante simbolico. Ogni passo compiuto nella direzione della conoscenza dei fatti di Monte Siepi, ogni tentativo di spiegazione delle analogie tra realtà storica, realtà scientifica e leggenda, corrisponde ad una moltiplicazione di quegli stessi elementi, con nuove strade che si aprono all'interpretazione. San Galgano è un luogo in cui il simbolo dà il meglio di sé, mostrando una sua essenziale profondità e tradendo, forse, la sua stessa insondabilità. Non solo Galgano per Artù, dunque, ma anche Artù per Galgano, in un gioco di influssi e di svelamenti reciproci che con tutta probabilità ha un valore di risonanza europea. Se il volo diretto da San Galgano a Camelot, che si offre all'anima del visitatore, è un viaggio di sicuro fascino, ancora più avvolgente è l'invito a restare qui, in quella Monte Siepi, che è già uno scrigno di interessanti testimonianze, spesso indipendenti dalla vicenda di Galgano, la quale, per certi versi, sembra apparire come un episodio singolo in un percorso storico legato alla sacralità del luogo, che avrebbe origini e funzioni più antiche. Galgano Guidotti apparteneva a una nobile famiglia di Chiusdino, borgo medievale situato su un'altura a metà strada fra Siena e Massa Marittima. Visse in pieno XII secolo, mentre l'Italia feudale era in fermento contro Federico Barbarossa. La Toscana, fino a poco prima, era stata dominata dalla rassicurante contessa Matilde di Canossa. In quel momento era Papa Alessandro III, Rolando Bandinelli di Siena. Colto ed energico, dovette lottare a lungo contro Federico Barbarossa e contro i quattro antipapi successivamente contrappostogli. In conseguenza della vittoria delle forze della Lega Lombarda a Legnano del 1176, vide inchinarsi al suo potere l'imperatore, col quale strinse accordi momentanei nonostante la precedente scomunica. Quello che sappiamo di Galgano ci è testimoniato anzitutto dal resoconto del processo di canonizzazione, datato al 1185, e da alcune fonti agiografiche. La Vita Sancti Galgani, scritta da un anonimo cistercense nel corso del XIII secolo, risulta essere la biografia più antica ed attendibile.
C'è inoltre la Vita Beati Galgani, redatta da un monaco agostiniano, e la più nota Legenda Sancti Galgani Confessoris, scritta da Blasius all'inizio del XIV secolo. San Galgano non ha nulla a che vedere né con i cistercensi che arrivano prima, né con gli eremitani di Sant'Agostino che arrivano poi, ma i cistercensi prima e gli eremitani di Sant'Agostino poi si insediano sul luogo di San Galgano e in qualche modo ne catturano la sacralità. È un personaggio storico, sicuramente esistito, esistono gli atti del suo processo di canonizzazione. I processi di canonizzazione erano veri e propri processi messi in piedi dall'autorità ecclesiastica con grande rigore, con l'escussione dei testimoni. Incrociando i testi del processo del 1185 con le leggende, abbiamo un'idea di quella che è stata la vita del santo. Galgano è un appartenente alla piccola aristocrazia locale, siamo nella prima età dei comuni, quindi possiamo dire che è un cavaliere, è un uomo che possiede delle terre, in giovane età, sano, che fa il mestiere delle armi e le porta, perché questa è la sua professione, portare le armi è anche un ruolo che egli esercita nei confronti dell'autorità pubblica del tempo, che sono i suoi superiori nella scala feudale e così via, ed è anche evidentemente un proprietario di terre. I genitori di Galgano, non riuscendo ad avere un figlio, chiesero l'intercessione dell'arcangelo Michele. C'è chi ipotizza che si siano recati in Puglia, fino al santuario dell'arcangelo sul Gargano, per chiedere la sua intercessione. Questo spiegherebbe forse il nome Galgano. Non esagererei troppo nel passaggio fra la R e la L, c'è cioè chi ha notato che Galgano e Gargano non sono la stessa cosa. Sì, ma attenzione, i dialetti toscani tendono alla rotacizzazione delle L. Io fiorentino, quando parlo con i miei parenti in campagna, non dico che oggi fa caldo, dico in fiorentino volgare oggi fa cardo, con la R. Allevato con ogni cura dalla madre Dionigia, il ragazzo crebbe però vanitoso, libertino e violento. I genitori pregavano incessantemente l'arcangelo Michele per la sua conversione, ma Galgano avrebbe continuato la sua vita dissennata. Da fonti strettamente agiografiche sappiamo che San Galgano era tutto men che santo, tanto per essere chiari, ovvero sia quando ha deciso di mettere la croce, la spada a forma di croce nel terreno e rinunciare, beh, diciamo che intanto cominciava ad avere già un'età in cui la rinuncia era possibile, prima della quale era famoso nella zona per non avere una sola fidanzata. Non si hanno, ad esempio, prove di un suo reale impegno in campagne militari di rilievo, sebbene qualcuno ne ipotizzi l'appartenenza all'ordine templare. La zona era assolutamente interessata dalla presenza dei cavalieri templari. Qualcuno ha anche ipotizzato, secondo me impropriamente, perché le fonti storiche non lo dicono e non esistono fonti storiche sull'argomento, che anche lo stesso Galgano potesse essere, tra virgolette, uno di loro. Rimaniamo però nell'ambito che Galgano era in realtà un cavaliere che aveva infisso la spada ovviamente in terra e non nella roccia, perché è molto più difficile, ed era comunque un personaggio che aveva già ripreso dal punto di vista storico e geografico tutta una serie di abitudini legate proprio al modo di essere cavaliere. Le maggiori testimonianze della gioventù di Galgano ci giungono direttamente da sua madre Dionigia, interrogata durante il processo di canonizzazione. Dionigia racconta una prima visione dell'arcangelo che Galgano gli avrebbe confidato diversi anni prima. Si tratta di un sogno, avvenuto forse in tenera età. In questa visione Galgano è ceduto da Dionigia all'arcangelo Michele. Ma la visione più importante avviene in età matura, alla vigilia della sua conversione. L'arcangelo Michele intima a Galgano di seguirlo.
viene portato fino ad un fiume dove si trova il ponte della conversione, che supera i flutti del peccato e della caducità della vita mondana. Scavalcato il ponte e attraversato un prato, entra dentro un corridoio sotterraneo. Dopo un breve percorso, sbuca in un ambiente rotondo, corrispondente allo stesso Monte Siepi, dove i 12 apostoli lo attendono. Qui, a conclusione di un sogno dal carattere fortemente simbolico, assiste alla manifestazione folgorante del divino. Qualunque psicanalista è in grado di dire che il sogno dell'attraversamento della grotta, del tunnel, poi del ponte su un fiume più o meno pericoloso, con una caratteristica: che questo ponte è tutt'altro che sicuro, tutt'altro che solido. A volte è rappresentato come un ponte di liane, una passerella che ondeggia, a volte come uno strano ponte che si allarga o si restringe, che è stabile oppure si muove. Questo ponte ci è molto familiare anche a livello delle leggende religiose. Noi lo ritroviamo già nell'antica cultura della Persia masdaica. Il masdaismo è l'antica religione persiana, passerà all'Islam, il cosiddetto ponte di Sinwat, dove secondo un hadith, un racconto della vita del profeta, passano le anime dopo la morte, e molti luoghi, anche nel mondo cristiano, sono segnati da questo racconto. In Italia, per esempio, o in tutto il percorso tra Italia, Francia e Spagna, che è il percorso di Santiago de Compostela, sono molto noti i cosiddetti ponti di San Giacomo, dove, secondo la tradizione locale, si fermano le anime prima di passare da questa vita all'altra vita. Vede il mulino che rappresenta la vita dell'uomo, poi entra in un percorso sotterraneo, sbuca in un ambiente sotterraneo rotondo in cui vede i 12 apostoli. Ecco, questo potrebbe avere dato origine al fatto, alla credenza, che sotto la rotonda ci fosse un ambiente sotterraneo. In realtà tutta questa descrizione del sogno di San Galgano, ecco, si ritrova pari pari nel Parsifal successivamente. Questa è una delle coincidenze che andrebbero spiegate e che fanno parte dell'enigma di San Galgano. Da questo momento Galgano cerca i fondi per realizzare un edificio sacro su Monte Siepi, ma non ottiene aiuto dagli amici. Anche la madre di Onigia, secondo una versione della leggenda, sarebbe stata in disaccordo. Ma gli eventi devono fare il loro corso. Mentre Galgano viaggia, il cavallo si arresta senza un motivo. Nonostante gli spronamenti, non ha intenzione d'avanzare. Galgano decide dunque di pernottare a Luriano. Al mattino il cavallo non cambia atteggiamento. Galgano si arrende e lascia le redini. Il cavallo riparte e lo porta diretto a Monte Siepi, il luogo dove era stato già condotto in sogno. Quindi Galgano, sveglio, ripercorre la strada che ha fatto in sogno. Ovviamente non la trova esattamente uguale, ma naturalmente Galgano perviene a un luogo, i latini l'avrebbero chiamato un locus amenus, un luogo di una piccola radura dove c'è un luogo adatto alla preghiera. Galgano, sconvolto dall'evento, come prima necessità ha quella di costruire una croce.
non trova legna a portata di mano e decide di configgere la sua spada nella terra, trasformandola così in una croce. Questo è il clou della leggenda di San Galgano: il santo si sarebbe liberato della sua spada, cioè avrebbe rinunziato al segno principale, più decoroso, più degno, più onorevole della sua condizione cavalleresca, la spada, e l'avrebbe confitta nel terreno, anzi addirittura in una roccia che miracolosamente sarebbe diventata morbida, l'avrebbe ospitata e poi si sarebbe indurita di nuovo. Secondo biografie più recenti, Galgano viene colto da un'autentica apparizione dell'arcangelo durante il viaggio verso Civitella. Alla proposta di San Michele, avrebbe risposto che non era così semplice abbandonare i piaceri della vita dell'agio. È come se io pretendessi con la mia spada di trafiggere questa roccia. A dimostrazione di ciò, il cavaliere sguaina la sua arma e fa per configgerla in un macigno, convinto che la spada si sarebbe spezzata. Invece la roccia cede, consentendo la lama di affondare. Il gesto di configgere la spada nel terreno era diffuso tra i cavalieri di tutta Europa, che in molti casi chiudevano la propria attività con un atto di redenzione totale. Ma in ambito celtico aveva anche un significato più specifico, quello di tracciare la proprietà di un territorio, lasciando un segno o addirittura un'impronta. Che sia confitta nella terra o direttamente nella pietra, resta il fatto che la spada non la si riuscì più a sfilare. La notizia si diffuse rapidamente e Galgano si circondò di adepti, riuniti intorno ad una prima costruzione di legno che, secondo la leggenda, avrebbe avuto già forma circolare. A niente servirono i tentativi compiuti dai parenti per far desistere il giovane e riaverlo in paese. La madre annunciò persino il suo fidanzamento con la giovane Polissena, una ragazza di famiglia nobile di Civitella. Ma Galgano ormai aveva scelto. E nemmeno le minacce e gli attacchi del demonio, di cui si legge nelle biografie, lo fecero indietreggiare. Giura di non combattere più e di usare la sua arma come una croce. E questo episodio suscita molto scalpore, perché era difficile vedere un cavaliere che aveva sempre sognato di conquiste, di spada in mano, rinunciare alla guerra e vivere in un modo più umile e quindi praticamente pacificare quell'arma che avrebbe dovuto dargli gloria umana, invece lui cerca proprio la pace con gli altri. Quindi la spada nella roccia a Montesiepi significa arma pacificata. Galgano riceveva il popolo della campagna che ricorreva al suo consiglio e spesso intorno a lui avvenivano miracoli, di cui molti descritti nel testo del processo. Il santo visse nel luogo per quasi un anno, durante il quale fece perlomeno due viaggi, uno a Roma ed un altro a Malavalle, presso l'antico eremo abitato da San Guglielmo. A Roma sembra che si recò dal Papa per chiedere il permesso di fondare un ordine monastico. È difficile considerarlo un eremita in senso radicale, poiché, tenendo conto di questi viaggi, le settimane di permanenza a Montesiepi si ridussero non poco. È facile pensarlo invece come una sorta di San Francesco,
per la sua ricerca di conferme al di fuori del contesto eremitico. Il centro del nucleo dell'esperienza di Galgano, che insomma in fondo assomiglia abbastanza per certi versi all'esperienza che avrà qualche decennio più tardi Francesco d'Assisi, ma Francesco d'Assisi è un giovane che appartiene alla aristocrazia mercantile della sua città, una città abbastanza grande per quel tempo, mentre invece Galgano è decisamente immerso in un ambiente rurale. Durante il viaggio di Galgano a Roma, tre monaci in viaggio sulla via Francigena passarono da Monte Siepi e, non essendoci il santo, ruppero la spada staccandone l'elsa. Tornato a Monte Siepi, Galgano interrogò i monaci, che mostrarono reticenza. Su di essi si consumò una vendetta divina. Uno dei monaci fu punito dalle acque del torrente Serpenna, che, da calme che erano, si agitarono improvvisamente e lo trascinarono via. Un altro monaco fu punito invece da un fulmine e l'ultimo fu punito da un lupo che lo aggredì e gli strappò le braccia. La leggenda vuole che questo frate passò il resto dei suoi giorni a predicare la santità di Galgano con i suoi stessi moncherini legati al petto. Queste reliquie sarebbero ancora custodite a Monte Siepi. È stata fatta un'analisi, una datazione col carbonio 14 di due piccolissimi frammenti della pelle di questi arti, datata la Beta Analytic negli Stati Uniti, e questo ha riservato una certa sorpresa perché sono risultate della fine del 1100-1200, quindi contemporanea a San Galgano. Sembra che questi resti siano stati trovati nel 1694 in occasione di alcuni scavi che si sono succeduti in realtà nel corso dei secoli alla ricerca della tomba di San Galgano mai trovata. La vita di Galgano si concluse ad appena 33 anni, nel 1181, quando il santo morì abbracciato alla sua spada e croce. La canonizzazione avvenne prestissimo, all'incirca nel 1186, sotto il Papa Urbano III. In quest'anno, sembra, fu terminata la chiesa di Monte Siepi, che per volere del vescovo di Volterra doveva delimitare il sacro luogo dove era stato sepolto San Galgano. In un secondo momento fu realizzata la grande abbazia, che corrisponde all'acquisizione del culto di Galgano da parte dei monaci cistercensi. La rotonda di Monte Siepi, dove ancora oggi si trova la spada nella roccia, è uno stupendo edificio religioso ricco di caratteri simbolici. La sua struttura costituisce un episodio singolare dell'architettura senese. Il corpo originale dell'edificio è cilindrico, senza le cappelle laterali aggiunte successivamente. A prima vista si capisce che chi costruì questa cappella seguì esempi romani, prendendo come modello la tomba di Cecilia Metella sulla via Appia o il Panteo. Il disegno interno della cupola ricorda invece le tombe etrusche. È venuto fuori da un'indagine un pochino più approfondita la possibilità che la collina in questione fosse interessata da un tumulo etrusco, anche perché nella zona ve ne sono altri visti da foto aeree, visti da ricognizioni, eccetera eccetera. San Galgano, il cavaliere, sale al colle e improvvisamente entra sotterra e vede i 12 apostoli. Quindi abbiamo una specie di descrizione di quello che secondo noi, a livello di, ovviamente, di tradizione, di leggenda, poteva essere l'ingresso di un dromos. In tanti luoghi sacri cristiani, cioè sulle colline, sono nati su luoghi già usati dall'uomo per il suo culto sacro, nulla di strano. Anche il nome della collina Monte Siepi sta a indicare un luogo septo, un luogo chiuso, un luogo non, che è dedicato a qualcosa di sacro, non comprensibile da tutti, quindi nulla di strano in tutto questo, anzi è ancora più interessante il significato della simbologia di questo luogo sacro. Da questo siamo
risaliti anche alla possibilità che la rotonda stessa esistesse già nel momento in cui Galgano ne fa una capanna, anche perché quello che attualmente vediamo è probabilmente il rivestimento di un nucleo esistente precedente, probabilmente di epoca paleocristiana, e che potrebbe essere un edificio che comunemente noi chiamiamo martirium, ovvero sia una zona sacrale che in qualche modo apparteneva a santi, a martiri in particolare. Naturalmente si parla del V secolo dopo Cristo, quindi diciamo quando il cristianesimo cominciava a affermarsi realmente in tutta la nostra regione. Qui è possibile fare una datazione precisa con un metodo chiamato termoluminescenza, cioè praticamente certi materiali cotti al forno, come i mattoni o i vetri o le ceramiche, se scaldati emettono una debolissima luminescenza che può essere raccolta e amplificata, che danno un'idea assoluta dell'età del manufatto, cioè permettono di sapere quando il manufatto è stato cotto in un forno. Allora noi abbiamo preso alcuni frammenti di mattoni, sia dai mattoni della rotonda, sia da quelli dell'ingresso del pronao, sia della cappella degli affreschi e del campanile. La rotonda dovrebbe essere stata edificata subito dopo la morte di San Galgano nel 1185, diciamo. E invece la termoluminescenza ha dato una datazione di circa almeno un secolo precedente. Se non si tratta di un errore sperimentale, bisognerebbe pensare che la rotonda fosse preesistente alla vita di San Galgano e fosse già lì, oppure pensare che siano stati usati dei mattoni di riporto, cioè che la rotonda sia stata costruita utilizzando i mattoni di un edificio di un secolo più vecchio. L'alternarsi di fasce concentriche caratterizza con vivace dicromia la struttura della volta che, con effetto ipnotico, si erge verso l'alto in numerosi cerchi, simbolo dell'infinito, della perfezione di Dio e dell'armonia cosmica. I cerchi concentrici che salgono verso l'alto simboleggiano l'armonia, l'armonia che sale dalla pace della creatura verso il creatore. La cupola e l'intera struttura sono dominate da un ordine di proporzioni che ha un fondamento numerologico basato sulla simbologia del 12. La porta principale è allineata ad occidente, proprio come un dromos etrusco. Le finestre hanno una loro ragione astronomica. La luce che vi penetra, secondo alcune interpretazioni, segnalerebbe il solstizio d'estate. Secondo la leggenda, fu lo stesso Galgano ad iniziare la costruzione della cappella. Ma il genio architettonico di Montesiepi fa pensare a tutt'altra paternità, da legarsi forse alla sapienza di un ordine monastico. Ad ogni modo, è più che probabile che l'edificio abbia ospitato la tomba del santo. Il georadar è una specie di radar che proietta dei fasci di onde elettromagnetiche nel sottosuolo, e l'eco di queste onde elettromagnetiche permette di avere un'immagine di oggetti e strutture sotterranee. Il georadar rivela la presenza di una struttura sotterranea a forma di parallelepipedo di circa 2 metri e qualcosa per 1 metro e qualcosa per 1 metro e qualcosa, addossata al muro nord all'interno della rotonda della spada, che è chiaramente una struttura artificiale. Avrebbe quindi le forme e le dimensioni di un sarcofago, e quindi si sperava in qualche modo forse di avere trovato la tomba tanto a lungo cercata per 8 secoli di San Galgano. In realtà poi successivamente si è scoperto che negli archivi di Stato di Firenze era già stato descritto che nel 1694 era stato scavato in quel punto e era stata trovata una sepoltura cintata di mattoni e contenente terra e ossa umane.
La cappella laterale, annessa nei primi del 300, si adorna dei pregevoli affreschi di Ambrogio Lorenzetti. Nella parete di fondo troviamo una Madonna con bambino e in basso una figura femminile adagiata. Sulla sinistra, in alto, troviamo Galgano, colto nell'atto di donare la spada. Si tratta di una delle più antiche raffigurazioni di questa icona. Le reliquie di Galgano, consistenti nel cranio del santo ed in due frammenti ossei, si trovano oggi in un contenitore nella chiesa di San Michele a Chiusdino. Le autorità ecclesiastiche non hanno dato l'autorizzazione per l'analisi di questa reliquia, mentre si è potuto condurre analisi approfondite sulla spada nella roccia. Il nostro centro di restauro, attraverso delle non analisi, ma in questo caso sono analisi di tipo visivo, ha appurato che una spada del genere dovrebbe essere stata tolta da una tomba, proprio per il fatto che il metallo è assolutamente deteriorato, come se fosse stato vicino a un corpo in decomposizione e non semplicemente all'aria. Detto tutto ciò, però, è sicuramente una spada, io non ci credevo nel momento in cui cominciamo le indagini, ma è sicuramente una spada duecentesca, della metà del 200. L'analisi stilistica, confrontata con tutti i testi degli esperti di spade medievali, tra cui Ewald Oakeshott, che è morto un paio d'anni fa, ma che era un esperto che ha classificato proprio tutte le forme delle spade medievali, ci dicono che questa spada è perfettamente coerente, quella visibile oggi, con una spada del XII secolo, quindi fine 1100, primi del 1200. Fino agli anni 20 questa spada era conficcata in questa roccia, coperta da una grata di metallo che poteva essere aperta da uno sportello, e la spada era semplicemente infilata in una fessura nella roccia, tant'è vero che il sacerdote di allora la estraeva una volta all'anno e la offriva ai fedeli, che forse la baciavano, eccetera, come una reliquia santa. Un vecchio muratore della zona ci raccontò, proprio in sede di congresso, che addirittura questa spada alcuni la lasciavano malamente messa da una parte, e allora lui o qualcuno per lui doveva prendere e rinfilarla dove stava prima. Addirittura si dice il giorno di Pasqua il sacerdote benedicesse con la spada, e che i fidanzati locali prendevano la spada, si giuravano fedeltà baciandola. Della suddetta spada abbiamo anche un disegno, quindi avevamo le misure, e probabilmente forse non era neanche necessario tentare di estrarla ulteriormente, come è successo varie volte a vario titolo. Negli anni 20 la rotonda di Montesiepi fu sottoposta ad un restauro che comportò l'esclusione di alcuni affreschi, lo spostamento di un altare barocco e il dimezzamento del campanile. In occasione di questi restauri questa grata fu tolta e la spada fu fissata in questa fessura, versando nella fessura stessa del piombo fuso per tenerla bloccata. Il risultato fu che poi negli anni 60 qualcuno, tentando di estrarre la spada, la spezzò e fu trovata la spada spezzata lì nella rotonda, non si sa chi fosse stato. Per cui questo moncone, diciamo, fu sistemato nuovamente sopra il resto della lama che era ancora nella roccia, mettendo attorno un po' di cemento. Dopo questa prima riparazione la spada fu strappata nuovamente un'altra volta da uno squilibrato, che poi fu catturato dalla polizia, che entrò in questa rotonda della spada con un martello, un saio a piedi nudi, dicendo: Dio lo vuole, si chiuse dentro con i turisti e strappò questa spada, quindi un episodio piuttosto movimentato, per cui la spada fu strappata una seconda volta e poi fu nuovamente sistemata, sempre con un po' di cemento. Abbiamo tolto un po' del cemento che fissava
la moncone superiore della spada e l'abbiamo potuta staccare. Questa è una riproduzione della parte della spada, quella spezzata. Questa parte superiore coincide perfettamente, se uno la mettesse, no, la parte staccata sopra la parte della lama che ancora sporge, i bordi delle due parti coincidono perfettamente, quindi è sicuramente lo stesso oggetto che è stato spezzato, quindi non è stata sostituita la spada, non è stato sostituito niente e la lama oggi è ancora dentro, nella roccia naturalmente. Di questa spada abbiamo prelevato alcuni frammentini metallici che erano staccati comunque e abbiamo fatto un'analisi chimica per attivazione neutronica qui all'Università di Pavia, andando proprio nel reattore nucleare. Si sottopone il frammentino a un flusso di neutroni, si generano degli elementi radioattivi che poi vengono esaminati e si può fare un'analisi delle tracce di altri metalli contenuti in questa matrice, che è sostanzialmente ferro ovviamente. Si tratta sicuramente di una lega non molto raffinata che non contiene elementi estranei che non avrebbero potuto esserci nel Medioevo e quindi diciamo la composizione chimica di questo metallo è coerente con quanto era da attendersi per un manufatto medievale. La provata autenticità della spada nelle rocce amplifica l'interesse nei confronti del suo ruolo religioso e delle sue potenzialità simboliche. Possiamo avvicinarci con maggiore consapevolezza a quello che, da un punto di vista intuitivo, è il nucleo del fascino di San Galgano, e cioè le similitudini tra la leggenda italiana e le leggende bretoni. Il riscontro immediato e concreto a questa fantasticheria, il primo legame apparente che troviamo tra Galgano e il Nord, consiste nella presenza emozionale della grande abbazia gotica. Fu costruita tra il 1224 e il 1288 da monaci cistercensi, eseguendo un progetto prefissato e standardizzato nelle forme derivate dalle chiese francesi del loro ordine. Cresciuta rapidamente in potenza, soppiantò tutte le abbazie dei dintorni. I suoi monaci, oltre ad essere bonificatori di terreni ed esperti agricoltori, furono spesso scelti come giudici dal comune di Siena, dai vescovi di Volterra e dai privati. Furono notai, medici, architetti. L'abbazia di San Galgano ripete essenzialmente le linee architettoniche di Fossa Nova e nella ricerca di qualche effetto policromo ha uno slancio più vibrante, rivelando quel particolare gusto gotico che si svilupperà poi a Siena. Lo spazio è suddiviso in tre navate da 16 forti pilastri cruciformi, con capitelli ricchi di elementi simbolici. L'architettura dell'abbazia sembra essere concepita secondo geometrie sacre che tengono conto della scala musicale diatonica naturale e di moduli geometrici come il triangolo sacro utilizzato già dall'antico Egitto. Intenzione dei cistercensi era di trasmettere al visitatore un senso di armonia cosmica secondo un percorso che va dall'ingresso della chiesa verso l'altare. Quello che ci è parso subito interessante è il fatto che la nave dell'abbazia rispetto al transetto era leggermente disassata, ovvero sia l'angolo non era di 90 gradi come normalmente viene in una qualsiasi figura a croce, ma era di direi 7-8 gradi meno. Questo sta a significare che, considerato il fatto che i cistercensi avevano un po' un metodo di costruire assolutamente simile da tutte le parti ed erano estremamente regolari in questo tipo di costruzione, era un po' difficile che si trattasse di un errore, quindi con ogni probabilità loro si sono trovati alla possibilità, all'eventualità di inglobare qualcosa anche in questo caso di precedente. A
abbiamo tutta la parte absidale, che per esempio è costituita da materiale leggermente diverso, ma soprattutto vi sono delle soluzioni di taglio di pietre che sono di tipo federiciano. Questo è stato ampiamente dimostrato. Nel XV secolo cominciò la decadenza che, tra eventi bellici e tentativi di restauro, si protrasse fino alla definitiva sconsacrazione del 1789. L'opinione più scontata e forse un po' frettolosa è che il mito della spada nella roccia sia stato trapiantato qui dai cistercensi, legati alla corte di Francia e dunque alla tradizione letteraria che proprio in quegli anni si stava diffondendo. Il mito di Galgano sarebbe dunque un modulo secondario di questa tradizione cavalleresca ed in esso coesisterebbero elementi bretoni e toscani. Per meglio comprendere le influenze tra Galgano e il ciclo bretone, non possiamo sfuggire al confronto con i modelli mitici che ne sono riferimento primario, la loro genesi, il loro sviluppo ed il loro significato. Molti storici attribuiscono l'origine del mito di Artù ad un personaggio la cui esistenza è confermata dalle fonti. Si tratta del romano Artorius. All'inizio del VI secolo, nel periodo in cui l'impero romano stava abbandonando la Britannia, Artorius avrebbe riportato un'importante vittoria contro gli invasori sassoni. Le tradizioni orali che legavano la vicenda di Artorius a Merlino e ad altri personaggi miti storici furono raccolti per la prima volta intorno al 1135 da Goffredo di Monmouth nella Historia Regum Britanniae. Il re d'Inghilterra si trova in una situazione paradossale. Intanto istituzionalmente lui è anche duca di Normandia e come tale è vassallo del re di Francia, quindi una situazione per cui è più potente del re di Francia, ma è istituzionalmente suo suddito. Poi come re d'Inghilterra è, diciamo così, poco credibile, non ha un grande mito alle spalle. Ebbene, se lo inventa e riesuma il vecchio mito dei re celti della Britannia, antico nome per l'Inghilterra, il nome di questo re, il cui totem è l'orso, il re Artù, in greco orso si dice Arctos, che è anche il nome della stella principale della costellazione dell'Orsa Maggiore, il re orso, il re Artù, diventa nel XII secolo il centro di un complesso racconto cavalleresco. Dal testo di Goffredo si ispirava già nel 1155 Robert Wace per il suo Roman de Brut, dove fa apparizione la tavola rotonda. Dagli anni 60 del XII secolo, Chrétien de Troyes comincia a comporre i poemi più famosi del ciclo bretone. La sua protettrice è Eleonora d'Aquitania, figura emblematica della cultura cortese, figlia del re Guglielmo X d'Aquitania. A conferma del legame tra Galgano e le leggende arturiane, c'è l'ipotesi che Guglielmo corrisponda a San Guglielmo di Malavalle, con il cui ordine eremitico lo stesso Galgano avrebbe avuto contatti. Questo Guglielmo di Malavalle non si sa chi fosse, ma tutte le leggende o tradizioni dicono che era un cavaliere francese di nobili origini, che è stato identificato addirittura con Guglielmo d'Aquitania. Ha una vita anche qui molto misteriosa, perché si dice che è gran crapulone, gran mangiatore, grande bestemmiatore, poi a un certo punto va in pellegrinaggio a Santiago di Compostela, alle porte di Santiago muore, però la tomba non esiste, il corpo non è mai stato trovato e muore 20 anni prima di Guglielmo di Malavalle l'eremita. Allora l'ipotesi è che invece lui si sia a un certo punto pentito, come succedeva nel Medioevo e come succede anche a San Galgano in fondo. Su San Guglielmo di Malavalle
è stata fatta una seria campagna di indagini patrocinata dalla Curia di Grosseto, è uscito anche un libro, un'analisi paleoantropologica ancora una volta, sono state riunite tutte le reliquie di San Guglielmo sparse nei vari paesi del Grossetano. C'è qualche indizio che potesse essere effettivamente stato un cavaliere e le misure antropologiche del cranio si avvicinano, pare, più a quelle delle popolazioni del sud della Francia che a quelle indigene italiane. Guglielmo era con tutta probabilità un nobile francese, ma sull'ipotesi che si tratti dello stesso Guglielmo X restano molti dubbi. La conversione di un cavaliere in quell'epoca è comunque un fatto abituale. Le problematiche spirituali dell'essere cavaliere sono in costante discussione letteraria in Francia proprio negli anni in cui Galgano è tormentato dalle sue visioni. Nel 1176 Chrétien compone il Lancelot e nel 1190 completa il Parseval ou le Conte du Graal. La comparsa del Graal nei romanzi di Chrétien è accompagnata a visioni che si verificano al culmine di eventi iniziatici ed implicano una forte componente religiosa. Nel 1200 circa Robert de Boron introduce nel ciclo l'icona della spada nella roccia. Quando ciò avviene, il nostro Galgano di Chiusdino è morto già da circa 20 anni. C'è uno sfasamento temporale, ecco, se vogliamo, perché è la vita di San Galgano e elementi della vita reale di San Galgano che hanno ispirato il ciclo arturiano scritto successivamente, o è il contrario? Nel senso che sono stati elementi del ciclo arturiano che dopo la morte di San Galgano sono stati inseriti nella sua leggenda, nella sua geografia, per abbellire un episodio reale ma pur sempre più limitato. La spada di Riattù non è inserita direttamente nella roccia, ma tra roccia e spada vi è un'incudine. Ciò rende il simbolo ancora più complesso. Questa spada non sarebbe inoltre da confondersi con la Excalibur, donata in un secondo momento dalla Dama del Lago. Presenta invece una chiara analogia con l'altra spada che compare nel ciclo arturiano, quella estratta dal cavaliere Gala nella Quête du Saint Graal del 1230. Qui la spada è inserita direttamente in una roccia, ma questa roccia ha la facoltà di galleggiare sull'acqua e proprio grazie al corso di un fiume giunge a Camelot. Dopo Chrétien e de Boron vengono redatte svariate continuazioni, di cui è maggiormente protagonista il cavaliere Gawain, cioè Galvano. In francese e poi in italiano viene ritrascritto come Gawain o Galvano o Galgano. E il nome Galvano sarà molto diffuso nel mondo medievale italiano proprio perché è un nome di derivazione arturiana. Qualcuno si è detto, ma questo Galgano si chiama così perché chiaramente ormai i testi arturiani erano diffusi nel XII secolo e già la famiglia di Galgano aveva una tradizione di letture arturiane o di ascolti di narrazioni arturiane al riguardo. Io credo che questo sia imprudente, io credo che si debba dire che il nome Galgano era piuttosto riferito al culto michelita del promontorio del Gargano, credo che questo culto si debba riallacciare alla tradizione della via dei pellegrini. La via Francigena corre abbastanza vicino alla Val di Merse. Come Galgano, i cavalieri protagonisti del ciclo bretone hanno a che fare con visioni simboliche, con spade infilzate nelle rocce, con problematiche spirituali di vario tipo. Percival, in particolare, ha un rapporto speciale con sua madre. La sua condotta è inizialmente maldestra. Ha a che fare con eremiti ed angeli ed è protagonista di una visione mistica molto simile a quella di Galgano. Alla domanda, il ciclo di Galgano corrisponde a un diverticolo secondario del culto di San Michele in Toscana
o è la prova che il racconto delle gesta arturiane, la tavola rotonda, eccetera, erano già diffuse nella Toscana del tempo? Ecco, a questa domanda, che non è una domanda di poco conto, almeno per noi medievisti, a livello di storia della cultura, di storia della spiritualità, di storia delle fonti letterarie, magari non scritte, orali, a questa domanda noi non siamo ancora in grado di rispondere. Gli studi continuano, gli studiosi di Galgano sono molti, ci sono anche molti ciarlatani, ma questo va da sé, sono le regole del gioco. Semplificando, potremmo dire che Artù, Percival, Lancillotto, Galvano, Galat, Guglielmo sono versioni diverse dello stesso prototipo, dello stesso ideale cavalleresco che ha a che fare con il culto di San Michele Arcangelo. Anche Galgano, dal suo Monte Siepi, ne offrirebbe dunque una versione ulteriore. Allora, una domanda sensata a proposito di questo santo e del fascino che esercita in noi potrebbe essere: che versione dà Galgano del prototipo cavalleresco e delle sue problematiche? Questa domanda difficilmente può avere una risposta univoca, dato il moltiplicarsi di elementi storici, agiografici e, in generale, antropologici. Ma possiamo analizzare alcune tra le più significative analogie tra i testi arturiani e la leggenda di Galgano. Constatiamo così che molte di queste analogie sono caratterizzate da una logica che, da un punto di vista simbolico, potremmo definire inversiva. Tutto comincia con Artù e con il gesto di estrarre la spada dalla pietra o dall'incudine. Galgano Guidotti, invece, la spada la configge. Con il suo gesto, Artù si assicura il potere di regnante. Galgano, con il gesto inverso, si converte alla povertà. Galgano, inoltre, ricava dal mantello del cavaliere un saio, rivoltandolo. Per così dire, lo inverte e ne cambia il significato da guerresco a pacifico. C'è un parallelismo, tessuto di richiami, anche richiami che sono talvolta in contraddizione fra loro. Artù che estrae la spada e Galgano invece che la configge, ma che certamente, o meglio, ritiro l'avverbio così sicuro, che danno l'impressione di avere una matrice, un archetipo comune. Con Percival e Lancillotto le analogie si fanno più complesse. Percival incontra nella foresta esseri luminosi, credendoli cavalieri, quando invece, a dir di sua madre, potrebbero essere angeli sterminatori. Galgano incontra invece un angelo che è anche cavaliere e che lo condurrà alla salvezza. Lancillotto attraversa il ponte della spada e, con gran rischio, passa dal mondo dei vivi al mondo dei morti. Galgano, nella corrispondente visione, attraversa il ponte lasciandosi alle spalle la perdizione mondana e rinascendo a nuova vita come eremita. Percival, quando appare il Graal nella reggia del re pescatore, si trattiene dal domandare spiegazione di tale meraviglia. Galgano, innanzi all'apparizione dei 12 apostoli, non sa leggere il libro che gli viene sottoposto e chiede chiarimenti. Questo congresso mistico è composto da 12 apostoli. La tavola rotonda di Artù è composta da guerrieri. Quello che unisce tutti questi dati, senz'altro parziali ma forse significativi, è un distinguersi della figura di Galgano nei confronti del prototipo cavalleresco, un essere al di là e comunque presente in esso. Una tendenza alla controrelazione con il modello bretone ha conferme anche ad un livello meno intellettuale, quello delle fantasticherie che si riscontrano più facilmente negli articoli non specialistici e che si fondano su dati prevalentemente intuitivi. Si dice, ad esempio, che Monte Siepi sia come un Graal rovesciato, invertito. Si dice di fantasiose caverne sotterranee che avrebbero la forma speculare di Monte Siepi. Si dice, in generale,
che l'abbazia sia fuori contesto e che questo luogo, invece che Toscana, sembri Bretagna. Il sole, nel giorno d'equinozio, illumina la spada al tramonto, ma Galvano, nella saga arturiana, si dice fosse più forte a mezzogiorno, perché la sua potenza dipendeva dalla quantità di luce del sole. Potremmo andare avanti ancora, rischiando oltremodo di fantasticare. Ma è evidente che nell'approfondimento della vicenda emerge qua e là, e a diversi livelli, l'impressione di trovarsi davanti ad una sorta di negativo fotografico del modello arturiano. La domanda che giriamo dunque agli esperti è possibile avviare un discorso serio in questo senso? Sì, è assolutamente possibile, anche se mi rendo conto che è un po' scomodo, perché se dal punto di vista strettamente religioso a un certo punto si sono alternate delle vicende, ovvero sia dal culto di madre natura si è sovrapposto il cristianesimo. Allora, in taluni casi, in talune zone, anche a livello capillare, è possibile che questo sia avvenuto anche, come dite voi, in senso negativo. Quindi tutto ciò che viene acquisito trionfalmente attraverso un determinato culto, che poi era quello celtico, si spoglia con il cristianesimo. Ecco, quindi questa è una realtà che potrebbe essere non dimostrabile, però percorribile da un certo punto di vista, strettamente legato proprio alla religione. Naturalmente la rotonda di Monte Siepi ha in sé tutta una serie di simboli che vanno un pochino controcorrente. Al di là delle interpretazioni e delle supposizioni, è evidente che nell'intreccio di San Galgano abbia ruolo anche una componente locale e preesistente alla vicenda storica del santo. Nella realtà e nel mito si sono legati elementi che vengono non solo da luoghi, ma anche da tempi diversi. Prendiamo dunque in considerazione la storia di questa zona della Toscana, che corrisponde tra l'altro al centro dell'antica Etruria. Dopo la conquista dei Romani, per molti secoli l'Etruria è stata considerata provincia non solo nel senso amministrativo, ma anche culturale. L'arte di quei secoli ci lascia testimonianze di culti pagani per divinità locali non sempre presenti nel Pantheon romano, divinità legate alle forze della natura. Questi culti si sono mantenuti ben oltre l'editto di Costantino, che per la prima volta dichiarò il cristianesimo religione ufficiale. La zona si può dire evangelizzata dal V-VI secolo circa. Ma alla fine del VI secolo la Toscana occidentale fu invasa dai Longobardi. Sebbene questo popolo fosse stato in gran parte cristianizzato secondo la dottrina di Ario, i guerrieri nordici mantenevano anche usanze pagane. Nella mediazione tra cultura cattolica e cultura ariano-cristiana, un ruolo importante ebbe senz'altro la venerazione di San Michele Arcangelo, il santo con la spada. Qualcuno, azzardando non poco, sostiene che la famiglia di Galgano potesse avere origine longobarda, data la familiarità con il culto dell'arcangelo. Negli anni in cui il cristianesimo si stava radicando, gli elementi pagani si sono spesso mischiati ai nuovi miti, creando intrecci che sono una sintesi dei valori atemporalmente sacri ad un popolo. La fidanzata di Galgano si chiamava Polissena, che deriva da Polissenna, una divinità etrusca ed ellenica. Il fatto che questo personaggio non sia ricordato nelle biografie più antiche e che dunque sia probabile frutto di tradizioni popolari confermerebbe il suo ruolo mitologico. Di origine etrusca sembra essere anche il nome del fiume Serpenna, le cui acque portarono via uno dei monaci invidiosi. Il nome del fiume Merse, invece, sembra avere origine nordica. Nelle antiche lingue germaniche, Merse significherebbe palude e la Val di Merse
era in effetti una zona paludosa. Invece, nei boschi che ricoprivano questi monti, possiamo rivedere possibili ambientazioni per i culti della natura. Così, il mito della sconfitta del demonio da parte di Galgano potrebbe essere inteso come la liberazione di questo monte dai culti pagani che ancora vi si praticavano. Questa chiave di lettura porta il nostro interesse ancora una volta sulla collina di Montesiepi e sulla spada stessa. Fin dal momento in cui esiste in qualche modo la dimostrazione della presenza del divino, e quindi dalla preistoria, è già localizzato, ovvero sia cade un fulmine, e l'uomo ha bisogno del fuoco, fa sì che quel posto automaticamente diventa sacro. Quindi che cosa fa l'uomo? Ci fa un altare. Magari il fulmine cade in cima a una collina piuttosto che in fondo, perché le polarità sono assolutamente contrapposte, più vicine, la negativa e la positiva, e quindi succede per arco voltaico, succede la congiunzione tra cielo e terra, che farà parte di tutta la simbologia successiva. La spada non solo unisce il cielo alla terra, ma fa sì che vengano disinserite le cosiddette forze telluriche dal terreno, ovvero sia la spada costituisce una specie di agopuntura della nostra terra. Questa per dirvela breve, perché poi lì entrerebbero di mezzo le linee di Hartmann e tutto ciò che è quello che oggi riguarda, diciamo così, la moderna geobiologia. Sembra che anche nel caso di San Galgano, e questo francamente non sappiamo come, il luogo, il sito sia stato scelto apposta proprio per quelle caratteristiche lì. La spada attira i fulmini di Giove, il tigna della tradizione etrusca, che era strettamente legato a tali fenomeni naturali. La tradizione cosmologica degli antichi è presente nelle simbologie di Montesiepi dell'Abbazia e, secondo alcuni, avrebbe a che fare con la presenza in zona dei Templari. Ma allora dovremmo estendere l'abusato concetto di Templari ad un'idea più generale di filosofia della natura o di iniziazione al sincretismo cosmico caratteristico delle antiche scienze astrologiche. Ciò che sbalordisce di Montesiepi è la concezione architettonica nel suo rapportarsi alla luce del sole, cioè al mistero di Dio, del tempo, del cosmo. Le cupole, che rappresentavano di per sé il cosmo, ovvero sia il macrocosmo in questo caso, la volta celeste, hanno tutte questa caratteristica. E nel caso in questione voi potete aggiungere che la cupola della rotonda di Montesiepi è addirittura contrassegnata, questo pochi lo sanno, ce ne siamo accorti noi, vedendola da vicino, dai 12 segni dello zodiaco. Cioè sulla cupola della rotonda di Montesiepi, assieme al bianco e al nero, che il caso è il rosso e il bianco, ma è lo stesso tipo di simbolo, tanto per essere chiari, quindi la possibilità sia dell'uno che dell'altro, e l'uno sta nell'altro, nel terzo ordine di cerchi, o quasi in cima alla cupola, esistono, se voi guardate bene con un binocolo, i segni dello zodiaco. Questo fa sì che da studi più approfonditi, fatti anche da, in questo caso, appassionati d'astronomia, ma anche astronomi, la rotonda di Montesiepi potrebbe essere anche un orologio solare. Quindi al simbolo spesso si unisce anche il dato scientifico e si compenetrano, e questa è la grandezza dell'intuizione dell'uomo antico, quello di saper unire la scientificità alla possibilità di capire, no? Per istinto. Come si è detto, al tramonto del 21 marzo, giorno d'equinozio, il sole illumina la spada penetrando dall'ingresso. Questo fenomeno è un po' slittato a causa della deviazione di 3 gradi dell'asse est-ovest rispetto all'asse della Chiesa. I fenomeni di maggiore interesse si manifesterebbero il 21 giugno, solstizio d'estate.
All'alba, verso le 4:30, la luce penetra dalla finestra absidale. Per effetto stenospeico, cioè a causa del suo passaggio da una fessura, essa disegna la forma del sole sulla parete opposta. Se volessimo rivedere nella rotonda l'immagine stessa del cielo, allora diremmo che il sole cade in casa ottava. Questa corrisponde al segno dello scorpione, il cui significato consiste in morte e rinascita, così come il numero 8 stesso, che significa resurrezione. Il fascio di luce attraversa poi l'ambiente e intorno alle 6 incontra la spada nella roccia. Tutto questo, in qualche modo, avrebbe dunque a che fare con Galgano, la cui spada sarebbe posta in posizione di sassata proprio per meglio accogliere la luce. Nei pressi della spada il fascio si disperde, poiché il sole è già troppo alto. Al tramonto dello stesso giorno, da un occhio della cupola si sviluppa un fascio che proietta una luce nell'interno, indicando forse ulteriori significati. Poiché alcune finestre sono oscurate dalla giunta della cappella e degli edifici laterali, non sappiamo quant'altro si potrebbe verificare. Ma è certo che una delle finestre absidali, oggi oscurata, concludeva la simbologia della Trinità. Altri simboli presenti nell'abbazia, nell'eremo o negli edifici sacri di Chiusdino segnalano l'alternarsi di momenti di risveglio, di riavvio di un processo, a momenti di stasi. Questi elementi si sprecano nella stessa quantità delle spade riprodotte ovunque. Lo zodiaco viene utilizzato nel momento in cui fa comodo nell'intreccio con la leggenda di Galgano. Quindi i 12 apostoli sono probabilmente i 12 segni dello zodiaco. Ma questo discorso ci porterebbe lontano per il fatto che si entrerebbe nel campo della numerologia, ovvero sia ogni numero assieme a ogni segno, a ogni simbolo, ha un significato diverso e assolutamente profondo. Questo sta a significare che siamo in presenza di un simbolo cosiddetto composto e non un simbolo semplice. Vi faccio un esempio. Un cerchio è il simbolo della perfezione, noi lo conosciamo tutti. Il quadrato rappresenta di per sé la Terra. Ma quando un cerchio e un quadrato stanno insieme, cominciano ad assumere un significato leggermente diverso. Nella rotonda di Montesiepi, come vi dicevo prima, per esempio, c'è un intreccio di simbologie. Esiste la simbologia del 12, esiste la simbologia del bianco e del nero. E qui, insomma, il discorso si farebbe molto complesso e molto lungo, ma in realtà è un discorso che esiste, ecco. Quello che sono riusciti a trasmetterci gli antichi è una conoscenza perduta che in taluni casi soltanto alcuni di noi riescono a leggere perché acculturati in materia. Non so chi, siamo al di fuori del dato scientifico, però siamo sicuramente dentro a quella che era un po' la tradizione, intesa con la T maiuscola. Ecco, la tradizione è un veicolo che attraversa i secoli e che comunque qualcuno di noi riesce a leggere e a tradurre anche per chi non sa. Recapitolando, Monte Siepi è un luogo in cui forse fin dall'antichità sarebbe celebrato il culto della morte e della rinascita, cioè della fertilità e di tutto il valore simbolico che essa comporta. In questo senso la spada ha un ruolo di tramite tra cielo e terra, indica un atto di redenzione al cosmo e la conseguente rinascita spirituale, attira la presenza di Tinia, sì, ma placa sottoterra i suoi fulmini, permettendo al campo adiacente di fiorire in pace. Non dà
dà forse risposta alla domanda esistenziale del cavaliere, alla contraddizione insanabile tra le necessità mondane e necessità spirituali, ma in qualche modo prende sotto la sua protezione questa contrazione umana e la trasforma in luce, in energia positiva.